Prima Radio. Bellissima, fighissima, altri no, non è più Lorenzo di una volta. Ho trovato due a cui piace invece Ovita. È vero Giovanni e Marco? Certo, Lorenzo Giovanotti non è più quello di una volta, è meno male, cresce, cambia, come tutti noi e come ogni forma di vita, no? E nessuna cosa rimane uguale, quindi chi vuole questo, insomma, ascolta i dischi vecchi di Giovanotti. Chi invece vuole seguire la natura delle cose e l'evoluzione delle cose naturali, segue il Giovanotti nuovo. Giusto. Insomma, anche i Tamuni è così, no? Piccoli ecco. Piccoli, però insomma, chi ascolta Woodrock adesso esce a cussi, ha un altro mood, per carità. Signore e signori, Tamuna nel Gran Mattino, buongiorno Marco Raccuia, Giovanni Parrinello, buongiorno. Mi piace un sacco il suono proprio di questa canzone. La semplicità. Aspetta, ci torniamo dopo sulla musica, mi spieghi questo ritardo, perché? Perché? Tutta perché colpa del navigatore? Sì, a volte i navigatori, la tecnologia ci dovrebbe aiutare come fa, sì. E anche quella è l'evoluzione, però a volte... Mm-hmm. Chiaramente capita che il navigatore ti fa girare veramente così, perché non lo sa in realtà, ma non te lo dice. Sì. La secondo me ti prende in giro, fa apposta. Perché te lo dovrebbe dire, compà, non lo so, fai tu. Esatto. E tu. Invece uno ti dice gira a destra, a sinistra e ti porta sempre altrove. Sì, sì, sì. Già, i nostri amici sono tornati nel Gran Mattino, anzi per voi è la prima volta nel Gran Mattino, siete già stati ospiti qui a Prima Radio o anche in Voglia di Radio, però oggi abbiamo la possibilità di scambiare due chiacchiere con voi perché ci sono una serie di appuntamenti che vi vedranno protagonisti nei prossimi giorni e poi l'occasione è buona anche per ascoltare un po' di musica live. La domanda che mi sorge subito spontanea, gli altri dove sono? Non si sono svegliati. Un po' difficile. Proprio il Gran Mattino non è facile. Lo so, musicisti. In effetti non è un programma in cui ospitiamo musicisti per motivi ben noti, nel senso che voi che andate a dormire alle 6 alle 7, come fate alle 11 a essere qui? Pensavo che il ritardo fosse dovuto principalmente a questo. E invece anche. Gli altri sono impegnati in questo momento, ovviamente siamo venuti a Jobs. A rappresentanza dei Tamuna. Sì, che sì. Già fa sentire anche il suono della sua chitarra. Yeah. Allora, prima di sentirvi suonare, però, voglio che annunciaste un po' gli appuntamenti di questi giorni, in cosa siete impegnati, cosa state facendo. Ah, per adesso siamo molto impegnati con l'uscita del nostro nuovo disco, che si chiamerà Accussi. Accussi. Che prende il nome anche dal singolo che ha vinto il Premio di André, l'ultimo Premio di André. E poi ci stiamo preparando una grande manifestazione che sarà il 28 dicembre al Teatro Biondo. Sarà una serata di supporto per il teatro di famiglia, non so se sai che c'è il teatro di Tirammo e che quindi insomma questo teatro sta affrontando un periodo abbastanza particolare, quindi ci stiamo buttando un po' tutti quanti sulla sua ripresa e quindi appunto coinvolgendo un sacco di artisti tra i quali anche Figaro e Picone, la Petix, poi ci sarà la compagnia Scalza, gli Ottoni Animati, Tamuna stesso, quindi insomma parite bene a sé un po' di artisti. E intanto dai, fammi sentire qualcosa da Accussi, dai, in anteprima live. Felicità viveva in una stanza, mentre abitudine le girava intorno. Mentre la vita con la solita eleganza cercava desiderio che si era nascosto. Oh. Accussi, quando ti voce nudo si niente da così. Quando ti incazzi si incidi niente da così. Che chiudi tutto dentro l'anima. Tu chiudi tutto dentro l'anima. Accussi. Accussi, la canzone con cui i Tamuna hanno vinto il premio De André 2016 ed è una delle canzoni contenute nel disco che si intitola proprio Accussi. Quindi la title track, direbbero quelli bravi, la title track del nuovo album dei Tamuna. Per il resto invece, cosa fate a Natale? C'è un'altra cosa che ti volevo dire. Dimmi. Il 3 dicembre, il Basker Festival, avremmo programmato un
un busker. Busker, che cos'è? Una, che tu lo sai naturalmente. Cioè, spieghiamo a chi ci sta ascoltando. I busker sono, busker la vera traduzione è cappello, no? Sì. Fare uno, in questo caso è fare spettacolo a cappello. In questo caso noi vorremmo suonare, fare una sorta di flash mob musicale di fronte alla Feltrinelli, appunto promuovendo il nostro disco in digitale da gennaio, diciamo anche fisico, quindi è anche una sfida contro queste major giganti dalle quali noi non possiamo mai quasi accedere. Allora ci vendiamo fuori, promuoviamo la nostra, proprio fuori dalla, da questi contesti, da questa industria dentro la quale è difficile entrare, dove, ma di dove sembra loro, che nessuno ne capisca qualcosa. È una bella provocazione però, eh? Certo, perché è chiaro che allora non, spesso... allora non tange la cosa, però noi ci divertiamo così, certo, a pizzicare con tutto il rispetto, ed è una questione di gusto, ma, zanzara, cioè. Ma l'Europa ha buttato fuori il nostro artista italiano dal, dicendo l'Italia è indietro, e quindi se lo dicono loro, mica Itamuna, lo sta dicendo l'Europa, la musica mondiale lo dice, che l'Italia non esiste. E se, se consideriamo che quando andiamo alla Sony ci sono gente che sembrano polli allo, allo spiedo, sanno tutto di tutto, ma poi se dicono così evidentemente c'è qualcosa che non va, come il calcio, come tutto quello che in Italia viene seguito da gente che non può, non dovrebbe fare questo mestiere. Sai, sai cosa Frank Zappa diceva? Che apprezzava molto di più la maniera di fare musica che c'era prima, perché tu andavi da un produttore che non capiva un cavolo di come musica, oggi non ne capiva niente, cioè, però diceva, che ti guardava, che ti diceva, però lui vabbè dai buttiamoci, facciamo questo disco, certo. E invece adesso tu quello con cui ti rapporti è una persona che si sente l'oracolo della musica mondiale, ma Dio, e quindi pure che gli porti un buon prodotto non... Ma c'ha l'amico che sta producendo, esatto, che oggi funziona così, l'amico, no? È più importante di un diritto. Chiaro. L'amico oggi qui è più importante del diritto. Per cui se un amico non mi interessa e scrivo bene, vai sta cavolo amico. Esatto. E oggi questa terra purtroppo è piena di tutto ciò. E anche dalle nostre parti purtroppo funziona così. Casa discografica Major spesso fa rima anche con talent. E quindi a maggior ragione. A maggior ragione. L'avete seguito X Factor? No. L'hanno seguita le mie nipoti e mi hanno aggiornato sul secondo posto di una band che comunque è carina. Perché tutti parlano di questa band, dei secondi arrivati. Lo sai qual è il problema? Che in Italia c'è ancora la visione della musica come cioè il cantante e basta. Cioè l'artista e basta. Secondo me il concetto di band è molto più profondo, perché non sei solo e quindi ta canta e ta suona ora da solo. Ora si è perso. Cioè tu sei con delle persone, devi condividere, devi portare avanti un sentimento, una un tipo di bellezza, eccetera eccetera. Mentre l'artista noi abbiamo questo concetto. È più gestibile. Eros Ramazzotti, Laura Pausini. Ma che bello in Inghilterra quando tu senti Coldplay. Infatti l'arte si fa su, si basa sulla gestibilità. Te, purtroppo oggi l'industria musicale, lo sapete l'arte bene in generale, ma quanto apprezzi non Coldplay? Ha bisogno di cervelli, ha bisogno di volti a cui affidare un testo, una canzone, infatti un Dante era gestibile. Sì, anche Caravaggio. Tutti gestibili questi artisti. Infatti l'esatto da contrario. 500 anni che li Caravaggio, Caravaggio un po' meno picchi tagliatini di faccia. Compa, nessuno era gestibile. Il vero artista non si può gestire, se no non è artista, perché c'è il genio. Caravaggio. Per cui stiamo sbagliando proprio, secondo me, tutto. Tutto. Però sono gusti. Giusto, non è polemica assolutamente. Non è polemica, perché è infatti Natale. Io ho detto Giovanotti è bravo, tutti con questa. Ci avete sono invitato gusti. Di mattina, noi di mattina siamo nei bus. Sì, ma va benissimo così. L'altro lato, il lato B dei Tamuna, c'è quando la mattina si svegliano e sono se particolarmente fumanti. Comune, dici, no, perché questo non va, questo non... Ascoltiamo una vostra canzone, però stavolta con l'arrangiamento del disco. Arriva Ciuscia. Te porti
fere cacce su non da sti finestri, da sti finestri. Acciuscia lo vento di la notte, ciuscia e si infila sotto i porti. Ciuscia lo vento, mense fraschi, quanto spiffere cacci sono da sti finestri, da sti finestri. E perciò burca del mio letto mi maga scura, calo vento della notte comincio a ciusciare. E mi ricordo che mio padre mi diceva, figlio mio non ci pensare, mi capire le musuri nascere, catamontare. E perciò burca del mio letto mi maga scura. Tamuna con Ciuscia nel Gran Mattino di Prima Radio, ma una parte di Tamuna è proprio fisicamente nello studio del Gran Mattino di Prima Radio. Ancora buongiorno a Marco Racuglia e Giovanni Parinello. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi. Il 28 di dicembre si terrà questa iniziativa per sostenere il teatro di Tirammu. Io sto con Di Tirammu, c'è pure un hashtag, è un evento su Facebook che vi invito a visualizzare. Il 28 dicembre l'appuntamento è al Teatro Biondo con una bella serata per sostenere questo teatro della tradizione che sta vivendo un periodo un po' difficile e che bisogna aiutare, bisogna sostenere. Si parlava prima con Marco e Giovanni anche un po' dell'industria musicale. Non c'era polemica nella loro parola, assolutamente no. È un pensiero. È un pensiero. Per questo, se io faccio buona musica, lo devono dire gli altri, non io. E così come se un produttore è buono, devono dire gli altri e non lui. Giusto. E quindi noi abbiamo detto la nostra. E secondo noi ci sono delle bellissime realtà artistiche in Italia. Assolutamente. E delle grandi idee. Sì. Come è sempre così. Però dovremmo. Meritano un attimino, più spazio. Meritano più spazio, un po' più attenzione. Più attenzione. Ecco. Tutto qua. Visto che siamo sul finire di questo 2017, un bilancio di questo anno e i buoni propositi per il 2018? Giovanni? lo so che ti sei svegliato da poco e la domanda potrebbe essere impegnativa. No, no, ma la domanda non lo è impegnativa perché comunque questo è un anno. È stato un anno abbastanza particolare. Quindi. Diciamo che non vedo l'ora che per certi versi finisca. Certo. Ora il 17 lo so, sì, lo ricordiamo, 17, ha perso papà. Il 17 ho capito realmente per certi versi è un numero che porta, cioè quantomeno lo devo levare in mezzo ai coglioni, quindi scusando il termine, questo anno è da Cancellare. No, da cancellare la vita, quindi insomma si va avanti sempre, però insomma non è stato non è nel cassetto dei ricordi belli, certo. Questo. Quindi preferisco parlare del primo gennaio 2018, ecco. Dove si aprirà un nuovo libro e quindi cercheremo serenamente di portare a compimento alcune cose che sono importanti per noi, ma anche penso per la cultura di questa città e della Sicilia tutta, perché comunque mantenere custodita la bellezza che si è creato durante tante generazioni come quelle della mia famiglia, secondo me diciamo è come se tu stessi scrivendo dei libri, come se stessi diciamo curando una colonna che porta un tempio, che lo tiene lo in sostiene piedi. Lo sostiene. Allora io penso che per certi versi a livello culturale noi siamo una colonna di questa di diritto cittadina. Sicuramente di diritto, comunque no, lo dico io di ok diritto. Grazie, comunque penso che noi e quindi tutti quanti un po' come si dice nella leggenda di Colapesce, poi esatto. A un certo punto diciamo dopo tanto tempo sono felice di aver conosciuto i ragazzi per esempio dei Tamuna con Marco Racuglia, Charlie Di Vita che in questo momento non è qua, neanche Riccardo Romano che ha Treviso a suonare, che diciamo ci hanno sempre che anche grazie a loro, anche attraverso la musica dei Tamuna, stiamo sorreggendo questa colonna, cercando di non farla
scadenti, lo dobbiamo fare per noi e per tutti, anche e soprattutto per i giovani che ci seguono e vedono in noi la positività, cioè una cosa bella. Uh-huh. E quindi su quelle devono avere begli esempi, come dicevi tu l'altra volta quando sei stato intervistato su Rai 3, hai detto dobbiamo educarli alla bellezza, così attraverso la bellezza i ragazzi, il pizzeraio magico, sì, hanno un punto di riferimento, è la bellezza, non è più dico una banalità, può essere la mafia, perché magari per alcuni ragazzini la mafia è vista come sogno figo, sogno forte. Sì, purtroppo ci sono ancora questi miti, questi cliché. Noi mettiamo in tavola anche la musica, uh-huh. Quindi diciamo al ragazzo puoi scegliere, non c'è Bravo. Solo quello, ok? Esatto, poi spetta a te prendere la strada più giusta o comunque seguire ciò che ti piace di più. Marco, secondo te allora questo 2018, Giovanni in qualcosa come dire l'ha svelata, cioè lui ripone in questo nuovo anno tante aspettative, tanta fiducia per il nuovo anno, però adesso dimmi qualcosa più di concreto, questo 2018 in cosa vi vedrà protagonisti? Possiamo già anticipare qualcosa? A parte il disco. L'uscita del disco, che è il motore, no? Perché poi da lì partono tutti gli impegni, abbiamo delle serate a Bruxelles, a gennaio, a febbraio saremo a Londra, quindi come vedi anche da autoctomy si possono fare delle belle cose, sempre che la musica sia la protagonista di tutto, chiaro, e noi con i nostri strumenti di legno riusciamo a mandare delle, si chiamano cartoline, no? Cartoline digitali, si chiamano così, magari a qualche locale, e il locale vede e dice, oh, ma dove sti qua che sono sti siciliani, e vengono, e si chiama Bruxelles, abbiamo 3 date a gennaio, 25 mi pare, 27-28, e dopodiché 16 e non so quale altre Londra, dopo torniamo chiaramente e cercheremo di nel frattempo trovare sempre più serate, perché l'importante è che la musica insomma giri e che si faccia sentire soprattutto live, perché oggi il pubblico non li vuole più le cose impacchettatine. Il 2018 è anche questo, ringraziando al cielo, perché se tu ci pensi, le cose impacchettate ci vogliono tanti soldi per impacchettarle bene, mentre oggi il pubblico è come se volesse la povertà, diciamo, dell'idea artistica, quindi un video la genuinità. La genuinità, un video fatto a casa live senza sovraincisioni, piglia milioni di visualizzazioni a discapito di video dove ci sono spesi tanti soldi. Esatto, la musica bisogna far girarla, farla condividere, e io già sento in sottofondo la chitarra. Ma di sto facendo un sottofondo a Marco, no, ma mi piaceva e vorrei che a sto punto, ecco, si amplificasse di più e partisse una canzone dei Tamuna. Ma zio Totò mi diceva sempre tra amici e parenti non c'è cattare e prendere niente, ma proprio niente. Ma zio Totò mi diceva sempre cacco parra parra sai un decennio, ma proprio niente. Oh, vire catte a tale io. Oh no, no, hai ragione, zio. Ma zio Totò mi diceva sempre con pane e ciurunano a condaviri, e ciurunano sempre. Ma zio Totò mi diceva sempre mettici a pesca in tuo vino, se sente le gente temrea che non capisce che ne ande. Oh, vire che a te a tale Tanti modi di dire raccolti all'interno di una canzone, praticamente. Sì, sì, erano belli, sicuramente. A te a tale io. A te a tale io. Erano... Sì, chiaramente anche c'è tutto un retro di ironia, no? Chiaramente non sveleremo mai chi è questo Attia Taliu. Certo, certo. Però noi riusciamo da l'anno. Ecco, quindi c'è un messaggio in queste parole, anche in questa performance dei Tamuna. È una cosa anche, diciamo, ovviamente è una cosa per ridere, no? Le canzoni a volte nascono anche da Uzio Totò, mi pare che proprio eravamo a Londra. No, eravamo in studio. Eravamo in studio, non stavamo facendo niente. Giovanni, senso, ricordi questa scena? Io mi ricordo più il divano a Londra. Ah, così, quello. Ma anche su Totò. Su Totò eravamo in studio quando stavamo aspettando, c'erano tempi di attesa. Mm-hmm. E c'era questa cosa dove su Totò, che è molto musicale, faceva su Totò,
Sì, su un divano. Perché il siciliano è un po' come l'inglese, è ritmico. E già c'è una ritmica. E già da qui si parte. Effettivamente nasce la canzone, e poi insomma, nel nuovo album si chiama Uzzutotò. Tra l'altro, con il video che c'è il grande nostro attore siciliano Maurizio Bologna, suo figlio Chicco. No, magari chissà, capitiamo anche un ci mettiamo dentro uno spettacolo di Tamuna, un concertino, come dicono i politici. Senta, ma fate concertini? No, noi facciamo soltanto concertoni. Ah, vi chiedono se così? Volete. Spettacolini no, spettacoloni. Fate spettacolini, è Giovanni, bello mettere il diminutivo davanti. Ti pongono cose. Questa domanda? No, vabbè, lo fanno in realtà pure ogni tanto io per quando parlo con i ragazzi. Oh, vorremmo fare uno spettacolino, una cosa. In realtà non lo dicono in maniera dispregiativa. Certo. Però, sai, quando dicono, scusa, ma tu fai spettacolini? No, io faccio solo spettacoli grossi. Secondo me, invece, il fatto di chiederti fai spettacolini significa tipo pigliare a metà di quello che chiedi. Ah, nel senso, ma fuori spunto. Secondo me. Sento già Marco con la chitarra sotto le mani, tra le mani, intonare qualcosa, e quindi è il momento per me di zittirmi e ascoltare la musica live dei Tamuna nel Gran Mattino. Sto mondo già è stanco e spesso non riesce, che stiamo perdendo, che non è felice. Sta cosa non s'accatta e libero un cresce. La felicità non si capisce. E poro ne pare a portata di mano, e invece se trova un altro posto lontano, che dentro di tia, che dentro di mia. Primo corridoio, seconda stanza, ci trovi la speranza. Ma tu mi chiedi che cosa è il Natale? È quella luce che si accende dentro al cuore della gente quando viene dicembre. C'è gente che ha facce, c'è parra sola, a facce segnata da vita che dura per tutte, ma quando va male a vita appare chiocchina di scale. Oh, tu vuoi sapere che cosa è un Natale? È quella luce che si accende dentro al cuore della gente quando viene dicembre. You know what? Listen, bro. If you don't know, you never know. Wherever I see, it's better than me. I don't think it's real. Lights off, candle for tonight. Christmas cover always right. Whatever I see, it's better than me. I don't think it's real. È quella luce che si accende dentro al cuore della gente quando viene dicembre. Lights off candle for tonight. Christmas coming always right. Lights off candle for tonight. Christmas coming always right. Tanti auguri a tutti, dai Tamuna, da Prima Radio, ciao a tutti. Grazie ragazzi, Tamuna. Giovanni Tamuna, Farinello e Marco Racuglia nel Gran Mattino, due dei Tamuna che ci hanno regalato anche questa canzone, si chiama Dicembre. Questa canzone dicembrina. Ed è orgogliosamente non iscritta alla SIAE. Oh, qui apriremo un altro capitolo. Sì, è un regalo. Abbiamo 70.000 visualizzazioni e non è iscritta alla SIAE. Lo sai che forse, pian piano facendo canzoni,
Questo è portafortuna, sta cosa di non scrivere, di non tutelarla, non essere tutelati dalla SIAE. Non è sempre il denaro l'obiettivo. Sì, infatti quando uno fa la cosa con anche Rosalia, c'è un'altra canzone che non è tutelata, l'abbiamo fatto come una preghiera, un tributo alla donna, un tributo al rispetto che c'è la donna. E non l'abbiamo voluta tutelare, quindi, cioè l'abbiamo depositata in SIAE e quella va benissimo pure. Ma per non guadagnare dei soldi da questi argomenti, magari, certo, anche per eleganza, insomma. Sarebbe triste, sì, infatti, essere così speculativi in speculativi, tutto. C'è una canzone sul Natale, fai soldi. Tanto, cioè, anche se lo sei speculativo, non ti trasse niente. Tanto vale che fai il benefattore, se te la passi meglio. Però scusami, adesso voglio spezzare una lancia, se posso dire una cosa. Cioè, ma voi pensate che ne so, quando Alex Britti, no, per dire uno, ha scritto Oggi sono io, no? Sì. Una canzone bellissima. Pensate che avevate coscienza di tutto quello che sarebbe accaduto. E quindi, quando noi scriviamo una canzone a dicembre, la mettiamo così alla porta di tutti, che ne sai se quella canzone poi esplode o no? Quindi il gesto comunque è una bella cosa, comunque a priori, perché non si può sapere mai dove una canzone ti porterà. Certo, a volte magari puoi prevedere il successo, in altri casi invece è del tutto fortuito, casuale. Forse secondo me è anche l'aspetto più bello di questo lavoro. Assolutamente, ve lo ricordate? Sex bomb, sex bomb, oh, la sex bomb. Io invece ho apprezzato particolarmente gli inserimenti di Giovanni, che mi ricordava un po' Faithless. Non so se conoscete un po' il genere. Lo faccio sentire un attimo. Te lo faccio sentire un attimo. Vediamo se... È un pezzo dance anni 90, ma la voce mi sembrava proprio quella di Giovanni. Aspetta, andiamo più avanti. Però grande orecchio. Grande. Figlio, la canzone, bellissima. Ti devo aggiungere dovunque, Facebook, io non ne segate. Bello, perché comunque è un bel collegamento. No, sai cosa? Tra l'altro voi girate molto in Inghilterra e Faithless. Ma c'è la voce, vero? Sì, io non lo sapevo. Guarda, te lo metto più avanti, stiamo facendo tutto live. Aspetta, qua è la parte strumentale, forse è meglio andare indietro. Aspetta che arriva. Fantastico. Giovanni, hai un futuro da doppiatore. Cavolo. Andrò a fare qualche audizione allora. Ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ricordiamo il 28 dicembre, io sto con Diti Ramo al Teatro Biondo questa serata per sostenere l'attività del teatro fondato da Vito Parrinello, il papà di Giovanni che è scomparso e che teniamo nel cuore, soprattutto nel cuore della cultura di questa città e della Sicilia. Grazie. Ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo. Viva il lupo, sì, sempre, e soprattutto sapete benissimo dove siamo adesso. È bello. Dove siamo adesso, il navigatore puoi anche buttarlo, Marco, sì, non adesso... ti serve più. No, non mi serve più è stato un gran piacere questa oggi parlare con voi. Grazie ragazzi, buon Natale, buon anno nuovo e viva Itamuna. Grazie. Ciao, grazie a tutti, ciao. Prima Radio.